miglioramento sensibile delle condizioni di chi ne dovrebbe usufruire o piuttosto un passo indietro, un preoccupante passo indietro. Queste sono, diciamo, le mie considerazioni. A questo punto passo la parola al capogruppo del Partito Democratico alla provincia di Latina, Enzo Elamo, per sapere anche, insomma, come stanno affrontando, chiedo scusa, gli enti locali questa materia e cosa pensano di questa legge. Grazie. Innanzitutto buonasera. Io credo che noi dobbiamo un attimo contestualizzare l'argomento che di questa proposta di legge che l'assessore Forte ha fatto a giugno. Dico questo perché credo che occorre necessariamente contestualizzare questa proposta, perché credo che questo, e esprimo quindi subito immediatamente il giudizio, perché prima si accennava al metodo, e il metodo è stato uno di quelli proprio che non ha visto nessuna forma di concertazione nella elaborazione. Però io ritengo che ci sia un aspetto politico di fondo, cioè nel senso che questa regione in 18 mesi è riuscita a mettere in campo una sorta di controriforma sugli aspetti basilari come la sanità, la scuola e i servizi sociali. Vale a dire che qui siamo in presenza, rispetto a quelle che sono state le conquiste di anni in anni, di una sorta di controriforma che tende a smantellare quello che è lo Stato sociale. Se voi per un attimo pensiamo a quello che è successo per il mondo della scuola, credo che questo sia un fatto emblematico. Badate bene che credo che sia opportuna la riunione di oggi e credo che sia opportuna la serie di incontri che il partito sta organizzando a livello provinciale, perché il dramma è che queste cose inizialmente sono passate sotto silenzio. Se poi pensate a quello che è successo per quanto riguarda il piano di ridimensionamento scolastico, voglio fare questo accenno perché di fronte a un decreto Tremonti che prevedeva la riduzione nella provincia di Latina di 11 strutture, noi nel momento in cui la regione, e credo che questo vada segnalato perché forse anche come partito a livello regionale su questo qualcosa dobbiamo insistere e noi dobbiamo fare un cavallo di battaglia, nel momento in cui ha ricevuto integralmente quel decreto ha fatto sì che addirittura per assurdo l'applicazione del decreto stesso diventava qualcosa di peggiorativo rispetto al decreto, nel senso che anziché le 11 strutture nella provincia di Latina bisogna tagliare 31 strutture. Adesso, se voi avete letto nei giorni scorsi questa pezza messa in maniera, come dire, in maniera disordinata e alquanto